Hai bisogno di crediti ma non sai dove trovarli? Passa da idiovolt.it e con il codice malati avrai il 6% di sconto. Buongiorno a tutti amici di Noi Malati di Foot, io sono Fred e oggi siamo qui con la player review di Eder nella sua versione International Man of the Match. Partiamo subito dicendo che a me personalmente questo giocatore è piaciuto veramente veramente parecchio. Partiamo subito dicendo che questo giocatore si presenta come primo appunto, ovvero come ATT e non come nella versione dell'Inter che si presenta come AT e neanche come nella versione della Samp che si presenta come AS. Diciamo che io questo giocatore lo consiglio comunque di provarlo come AT. Il modulo che io ho usato è stato il 4-4-1-1 come ATT, però ripeto, a mio parere si troverebbe molto meglio come AT invece che come ATT. Comunque, partiamo subito dicendo che questo giocatore si presenta con un 80 di overall suddiviso in 86 di velocità, 81 di tiro, 75 di passaggio, 83 di dribbling, 27 di difesa e 64 di fisico. Inoltre questo giocatore costa intorno ai 50.000 crediti per PlayStation e intorno ai 70.000 crediti per Xbox. Ragazzi, a mio parere una delle poche comunque statistiche non all'altezza diciamo di un giocatore fortissimo sono le 3 stelle skill. Perché dico questo? Perché a mio parere se Eder avesse avuto magari un po' più di velocità e un po' più di stelle skill 4 o 5 sarebbe stato veramente un giocatore devastante. Già lo è già, perché a mio parere questo giocatore è veramente fortissimo, ma con qualche stella skill in più 1/2 sarebbe stato veramente un top player. Infatti lui ha 3 stelle skill e 4 stelle piede debole. Ragazzi, con lui potete stare tranquillo, riesce a tirare di sinistro e di destro in maniera veramente praticamente perfetta. Un pro di questo giocatore è il dribbling. Lui si presenta con un 83 di dribbling suddiviso in 86 di agilità, 84 di bilanciamento, 76 di reazione, 83 di controllo palla e 83 di dribbling puro. Veramente veramente un'ottima statistica. Il tiro, che non è niente male, 81 di tiro in carta suddiviso in 81 di posizionamento, 81 di finalizzazione, 84 di potenza tiro, 78 di tiri da lontano e 79 di rigori. Anche i rigori sono veramente niente male, io ne ho fatto uno e ne ho segnato uno. Il passaggio, che è un altro pro di questo giocatore, infatti ha 75 di passaggio in carta suddiviso in 80 di visione, 72 di cross, 80 di passaggio corto e 56 di passaggio lungo e 80 di effetto, quindi anche il tiro a giro è veramente qualcosa di buonissimo. Un altro contro di questo giocatore, ragazzi, è la sua forza fisica. Infatti lui ha solamente 64 di forza fisica suddiviso in 75 di stamina e solamente 64 di aggressione e 59 di forza. Un'altra statistica molto elevata che non ho voluto mettere nei tre pro e nei tre contro è la sua velocità. Infatti lui si presenta con un 86 di velocità suddiviso in 88 di accelerazione e 84 di velocità scatto, però non è niente di che, non è una statistica né troppo forte e né troppo scarsa. Parlando di giocatori che a mio parere potrebbero sostituirlo in un 4-3-3-4, a mio parere potrebbero sostituirlo giocatori magari del calibro di Marchisio. Perché? Perché Der si può utilizzare come AT, come COC e come ATT, e come COC io consiglio Marchisio. Invece se si vuole parlare di una punta sempre veloce simile a Der, io consiglio Dybala nella sua versione IF, perché comunque è una versione buona e non costa neanche assai. Come terzo giocatore a questo punto io andrei a nominare un top player. Per chi vuole veramente un ATT coi veramente coi fiocchi, io consiglio Higuaín nella sua versione TOTS. Ragazzi, io a questo giocatore gli voglio dare un buonissimo 8,5. Non è un 9 solamente per la sua forza fisica e per le 3 stelle mossa abilità e per la sua velocità, che comunque non ho voluto mettere nei tre pro e nei tre contro, perché è veloce, però non so, in game manca qualcosa in velocità. Comunque la player review di questo giocatore sta giungendo al termine, io non ho niente da aggiungervi e ci vediamo alla prossima review. Bella!